Caro Roberto, buongiorno a tutti. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Ciao Robby. Live che comincia con qualche minuto di ritardo per noi, ma in realtà poi siamo in tempo, per fortuna, perché Xiaomi sta per lanciare il nuovo top di gamma e probabilmente anche qualcos'altro. Un evento internazionale che sarà abbastanza ricco, ma sarà anche poi si svilupperà, diciamo, verso più direzioni. Che poi sappiamo che Xiaomi, come ci hai raccontato anche tu, Roberto, in un bellissimo video ieri, non è soltanto smartphone, non è soltanto un'azienda, no, che realizza prodotti fini a se stessa. Sì, diciamo che questo è un momento sentitissimo da Xiaomi, che lo sappiamo bene, insomma, ha impostato un po' tutta la sua vita professionale sul concetto di community, condivisione, questo anche grazie a un rapporto qualità-prezzo davvero interessante, ma da qualche anno sta provando a fare quel saltino verso l'alto. Lo ha fatto innanzitutto facendo una divisione netta fra i suoi brand, li ricordiamo un po' Poco, Redmi e questo Mi, che è un po' la punta di diamante, quindi questo Mi 11 di cui in questo momento vedete, insomma, il presidente Xu che sta un po' presentando, no, tutto ciò che riguarda un po' il mercato. Ecco, oggi è un momento per la stagione di Xiaomi importante, soprattutto per la fascia alta. Sì, diciamo che poi intanto ci scusiamo con tutti se siamo arrivati qualche minuto in ritardo. Naturalmente il bello della diretta è sempre questo, c'è sempre un problema diverso, però è divertente e anche faticoso poi risolverli. Detto ciò, come dicevi tu giustamente, poi la Mi, no, la famiglia Mi è quella che rappresenta di più l'azienda, anche se effettivamente ormai Xiaomi riesce a un ventaglio, no, di prodotti e di settori, direi, dove ha messo le mani. Sì, e qui stiamo rivedendo un po' un recap del Mi 10 dello scorso anno, declinato in tutte le sue sfaccettature: 10T, 10T Pro, 10 Lite. Allora, cioè, molti dei nostri ascoltatori, no, dicono spesso facciamo fatica, no, a orientarci in questa gamma così sfaccettata, ma ci sono ovviamente anche ragioni commerciali per riempire un po' tutte le sfumature di prezzo fra i device di fascia media e quella più alta. L'obiettivo. Infatti spesso anche la domanda che ci fanno è: ma perché, no, le aziende magari come Xiaomi posizionano tanti smartphone, se poi c'è uno più conveniente, no, magari non va a cannibalizzare l'altro. In realtà no, perché poi l'importante è che si punti, che si finisca all'interno del loro grande calderone. Come dicevi tu, tante varianti del Mi 10, ma in realtà è sempre stato un po' il loro leitmotiv, con anche il Mi 9, anche negli anni passati. Insomma, Xiaomi apre con una famiglia e poi la allarga fino a quasi all'inverosimile, nel senso che poi dà davvero delle varianti per tutti i gusti e soprattutto per tutti i portafogli, direi. Sì, intanto qui Xiaomi comincia a darci qualche suggestione di quello che vedremo, perché comincia a mettere un po' gli accenti dove vuole andare, quindi fotocamera, display. Il discorso ovviamente sull'attenzione alla qualità acustica, quindi anche tutta la parte audio molto curata. Sappiamo bene ormai che in questa fascia di prezzo, che è quella forse anche la più interessante per noi che facciamo questo lavoro, magari non tutti hanno la facoltà economica, però qui si concentra spesso l'innovazione. iPhone per Apple e Samsung con i suoi vari dispositivi, insomma S21 abbiamo visto, sono lì a mostrare i muscoli, e lo sta facendo anche Xiaomi qui con questa diciamo piccola presentazione iniziale che ci fa vedere anche parti di stabilimento in cui proprio ci sono i laboratori di ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo, lo ricordiamo, Gabriele, è sempre stato ultimamente, insomma, uno degli accenti di Xiaomi, perché vuole rimarcare la sua attenzione proprio su questa parte della sua attività. Tra l'altro, ecco, ora ci mostrano quello che è l'Ultra, il Mi 10 Ultra, che l'hai provato tu, Gabri. Siamo stati, sì, tra pochissimi a avere la fortuna di provarlo, perché poi è uno smartphone desiderato, tra virgolette, perché poi chiaramente appartiene a fascia altissima, ma che non è arrivato in Europa. Tra le sue particolarità, al di là della back cover in vetro trasparente, che lasciava intravedere un po' i componenti, e la ricarica a 120 watt, che è una di quelle bomba, cose, ragazzi, che ci ha spinti. Sì. Abbiamo fatto la prova proteggendoci, no, nel senso, avendo paura, no, poi del risultato. In effetti poi mi pare, ricordo a memoria, sono forse in circa 26 minuti riuscito a portare da 0 a 100 questo smartphone, cioè una cosa fuori dall'ordinario. Lo si fa chiaramente con non soltanto un caricabatterie, un adattatore molto potente, ma con una tecnologia poi realizzata ad hoc, quindi ad esempio con due batterie in parallelo che vengono caricate contemporaneamente, quindi
sì, tutti quei cavilli tecnici che permettono di non distruggere, no, comunque di non degradare questa batteria nella fase di ricarica. Sì, e qui intanto si fa riferimento anche sulla parte fotografica e si è accennato anche a DxOMark, insomma, che è, come dire, per molti dell'industria rappresenta un po', non dico la certificazione, ma quell'attestato che dà un po' di autorevolezza qui, quindi si sono, sì, fatti hai anche detto riferimento. Bene, secondo me invece, Robby, per loro è diventata una certificazione, anche se poi non lo è, però la fanno passare ormai come tale, cosa che a me non fa impazzire. Noi preferiamo metterci le mani, Gabriele, lo sai, che, non per mancanza di fiducia verso colleghi, esperti, ma poi alla fine noi abbiamo il benchmark di noi stessi, quindi preferiamo vedere le differenze, anche gli upgrade sulla base della nostra esperienza. Anche perché è vero che magari in laboratorio determinati test possono essere assolutamente affidabili, nel senso poi ci sono esperti dietro che vanno a scattare, no, per quanto riguarda poi la valutazione di tutti i vari valori, però quello che poi si deve fare nel mondo reale è provarlo, no? Quindi ad esempio anche il software che ci può essere dietro una fotocamera è estremamente importante, perché sì, ok, magari scatta benissimo, certo, però se hai un software, una UX, no, un'interfaccia complessa o magari un po' disordinata, ecco, a volte capita di beccare, no, quelle fotocamere disordinate, cambia tutta l'esperienza, quindi bisogna validare e soprattutto mettere tutto quanto insieme quando li si prova. Assolutamente, intanto qui si parla di 5G, sono tutti elementi che saranno ovviamente ricorrenti anche su questo Mi 11, diciamo 5G che è ormai non è sdoganato, ovviamente tutto riferito alle condizioni del network, lo ripetiamo, però ecco, il discorso 5G è molto importante, tu Gabriele poi lo sottolinei spesso, anche per tutto il discorso processori, anche per tutto il discorso consumi energetici, su cui poi si gioca anche un pezzettino della partita. Sì, anche perché lo scorso anno con le piattaforme che poi sono arrivate, si sono moltiplicate, il 5G è stato un fattore certamente di vantaggio dal punto di vista marketing, in un certo senso, perché poi, come dicevi tu, le reti ancora non sono state sviluppate a dovere, ma c'è anche un fattore energetico di consumi che ha impattato, come immaginavamo, la prima generazione ha avuto un'impronta, diciamo, di consumi maggiori rispetto a quello che sarà sicuramente quest'anno con la seconda generazione di, siamo in realtà un po' più avanti se parliamo proprio di modem 5G, ma seconda ondata, diciamo, di smartphone con processori, sistema on chip, che hanno già il know-how un po' degli anni precedenti e quindi consumano certamente meno e soprattutto riescono a garantire un supporto a tutte le bande. Quindi stiamo vedendo. Scusami, intanto è stata mostrata una schermata con la crescita 3700% nel segmento premium. Fa sorridere, ovviamente. Ricordiamo che poi questo è un settore dove Xiaomi è entrata da poco, quindi diciamo sono incrementi. Chiaro, è facile. Certo, relativi, però al di là del numero, ripeto, bulgaro, dimostrano l'attenzione verso la fascia alta del mercato, laddove Xiaomi non è mai stata così forte, ma su cui, insomma, lo sappiamo bene, ormai si creano i profitti e questo è indubbio. Attenzione, si parte, guarda, c'è Shoton Mi 11, quindi questo è un video, quello che stiamo vedendo, che evidentemente è stato videoregistrato con un Mi 11, quindi ci dice subito che l'accento principale che vuole dare Xiaomi con questo prodotto è già nell'ambito appunto imaging, foto, multimediale, quindi assolutamente, poi non sappiamo chi l'abbia girato, come, eccetera eccetera, però ecco, ci serve soprattutto per dare questo primo riscontro su un accento che poi, Gabriele, anche tu lo dici spesso, in un mondo che è spesso omologato come piattaforme, display e insomma tante altre cose, anche design aggiungerei, la fotocamera rappresenta spesso quell'elemento distintivo insieme all'interfaccia utente. Assolutamente, e aggiungerei la stabilizzazione, tutti quei fattori un po' a contorno, no, della fotocamera nuda e cruda, e quindi in effetti le reali differenze
Se ci fai caso le vediamo nel video quanto rispetto invece alle foto, che ormai sono molto allineate, quelle penso alle immagini, sì, alle foto delle sulle fotografie dobbiamo andare un po' con la lente di ingrandimento e soprattutto sulla foto notturna dove, come dico spesso, casca l'asino. I video, secondo me, qualche differenza più marcata ci sono, oggettivamente. Perché, ecco, sì, Movie Magic. Poi la stabilizzazione, che sia ottica, che sia digitale, gestire anche il bilanciamento del bianco, no? La rapidità di adattamento a quelle che sono le diverse condizioni, sono quei fattori che poi fanno la differenza e la vedi. Soprattutto se alzi diciamo il livello fino all'8K. Intanto si sta vedendo le immagini, le tre fotocamere. Quindi 108 megapixel per la principale, una secondaria, diciamo grandangolare, da 13 megapixel, e poi c'è un terzo sensore d'immagine che non ho fatto in tempo a vedere. Sì, diciamo che i 108, la regola del 108 rimane, è un numero un po' magico che torna. Ecco, questa però è carina, stiamo vedendo alcuni effetti che si possono creare direttamente on camera, quindi magari qualcosa che amica al mondo. Time freeze, questo è simpatico, time freeze, quindi che magari hai in una stessa scena, hai una parte che si sta muovendo, una parte un po' più immobile, invece quindi fa un po' quattro ristoranti, freeze, sì. È vero. Quando c'è la, no, quando c'è, succede qualcosa di brutto. Assolutamente. E questo slow shutter, quindi uno sfocato prepotente sullo sfondo, lasciando a fuoco. Esatto, lasciando a fuoco il soggetto in primo piano. Carina, carina. Anche questa sarà interessante provarla, perché poi magari non piacciono tutti. Come dicevo, poi la differenza si sposta sul software, quindi comunque sulle capacità, in questo caso gli effetti e le capacità appunto della fotocamera, certo, nel realizzare qualcosa di diverso rispetto al semplice ok, arrivo a questa risoluzione, registro il video ed è qui pronto. No, ci deve essere qualcosa in più e evidentemente tutti tanta capacità di elaborazione, assolutamente, nell'elaborare questi contenuti in maniera importante. Time lapse, io sono un amante sfegatato di time lapse, però non c'è molto da fare. Vedremo. Assolutamente. Edit Like a Studio, quindi proprio una capacità di riuscire a fare direttamente sul telefono. Ecco, si parla anche di filtri. Io non sono un amante dei filtri, però devo ammettere che ultimamente i produttori si stanno dando da fare, soprattutto per ricreare gli effetti pellicola cinematografica, quello che, come dire, poi magari spesso fanno anche i produttori di fotocamere e videocamere. Gusto personale, però una cosa certa, per chi non ha tempo da perdere con l'editing e vuole fare direttamente, insomma, al volo sullo smartphone ci sta, è una necessità che è sentita da tanti creator, mini anche creator, perché, insomma, anche perché Roby, bisogna ricordare che arrivati a un certo livello di risoluzione, io penso all'8K, noi abbiamo visto che è davvero difficile gestire questi file su normali computer, quindi comunque gli smartphone diventano anche il centro di creazione e poi di svolgimento di quelle che possono essere dei piccoli montaggi. Sì, e poi perché, esatto, hanno perché la poi potenza spesso per farlo. Assolutamente, anche, e poi spesso quando si tratta di fare post social semplici, easy, spesso non c'è neanche troppo bisogno di andare troppo per il sottile, ci sono media e media, però in alcuni casi anche per un video, diciamo, senza troppe pretese, sì, si può fare tutto e molto bene direttamente dal telefono, e quindi ci sta assolutamente che ci sia questo accento con filtri ed effetti video insomma abbastanza scoppiettanti, effervescenti, chiamiamoli così. Beh, questa cosa mi intriga, questi, no? Sono gli 8 filtri, effettivamente non vedo l'ora di metterli un po' alla prova. Nel frattempo ringraziamo tutti coloro che sono collegati, che stanno seguendo il live con noi, lasciateci qualche commento, poi proveremo a rispondere anche quando via via usciranno nuove informazioni e magari riusciamo a interagire un po', a scambiare anche qualche idea. Ecco, qui Ultra Night Video si vedono un po' le specifiche tecniche, stabilizzazione, come dicevo, ad esempio ottica e digitale, il sensore d'immagine, uno su 1,33 pollici, quindi è molto grande per uno smartphone. Molto grande, quindi vuol dire più luce. Al limite.
significa più luce, significa sì, poter ecco, registrare queste immagini. Tra l'altro questa è Budapest, appena riconosciuta. Te la ricordi bene? Quindi in piena notte magari poi chiaramente gestire queste immagini senza bruciare, no? Quei punti di luce, cosa che è abbastanza scontata, facile quando si ha invece tra le mani uno smartphone di fascia più bassa, ecco. Assolutamente. Poi c'è anche la tecnologia Super Pixel, no? Che permette di unire 4 pixel in uno solo, della grandezza di 1.6 micron. Insomma, questo è qualcosa che abbiamo già visto anche in passato. Però ecco, l'obiettivo alla fine della fiera è quello: migliorare la qualità notturna. E farlo sia in ambito fotografico che in ambito video. Questo è un accento comune a molti produttori, e Xiaomi ovviamente sta dicendo la sua con le sue tecnologie, che ovviamente non vediamo l'ora di provare, magari a Budapest, magari a Gabri. Magari a Budapest, mi offro subito volontario per andare. Certamente, ecco, come vedi, rispetto anche ad altre presentazioni che ricordo, anche della stessa Xiaomi, come hai detto tu inizialmente, si è puntato subito sulla parte multimediale. Siamo partiti quindi a bomba sulle fotocamere, sui video, sugli effetti. In altri tempi si sarebbe partito alle specifiche, no? Cercare di mostrare i muscoli invece con calcoli, benchmark e cose simili. Quindi questo ti fa capire anche un cambio proprio di marcia, di mindset per loro stessi. No, assolutamente, sono d'accordo, credo che su questo insomma ormai non ci piove. Io posso dire che vedo anche tanti altri colleghi che in ambito, diciamo, conferenza stampa utilizzano spesso smartphone di fascia alta per fare dei video di qualità assolutamente. Quando vedevo questa scena 5 anni fa, ma storcevo un po' il naso perché non eravamo a questo livello. Video recording HDR 10 Plus, quindi condizioni difficili, contro luce, ecco, si riescono a raccogliere tante più informazioni. È una cosa non indifferente. Sì, siamo arrivati veramente molto vicini a quello che è il livello fotocamere vere. Ecco, la differenza chiaramente sta sì nella dimensione dei sensori, su quello non ci piove, nel senso che poi le differenze fisiche ci sono. La differenza a un certo punto le faranno soltanto le ottiche, cioè quella sarà l'innegabile differenza che non si potrà colmare. O magari rivedremo quegli aggeggi, non so se ti ricordi gli smartphone con gli add-on, no? Per metti l'ottica in più per fare. Guarda, l'ho rimosso quel periodo della mia vita, non ci ho mai creduto. Io ne ho anche, perché ho sempre pensato super lenti. Sì, ho sempre pensato che è già tanto portarsi appresso un solo dispositivo, quindi tutte queste appendici non le ho mai viste bene. Reynold Grasset intanto parla, vincitore del Festival di Cannes, quindi insomma stiamo rimarcando ancora una volta l'importanza appunto del mondo video, e qui insomma giusto, proprio perché si parla anche di un posizionamento diverso, è giusto che Xiaomi abbia invitato insomma un esperto del settore, un regista. Sarei molto curioso poi di vedere effettivamente, noi abbiamo la nostra opinione, però vedere ecco un professionista al lavoro o comunque valutare uno smartphone sotto questo profilo, perché no, ecco, si metterlo, credo che poi queste immagini che stiamo vedendo siano state registrate con lo smartphone, non ho... Sdoganare anche tutte queste sigle HDR 10, 10 Plus addirittura, che sono diciamo tutti standard per il mondo cinematografico e quindi TV, quindi farlo anche su uno smartphone comunque cambia un po' il registro della comunicazione in generale, perché poi parliamoci chiaro e tondo, per fare il video in famiglia della torta di compleanno non serve l'HDR 10 Plus. Assolutamente. Questo però... è tutto un discorso che è stato mirato e fatto per entrare un po' in quella categoria professionale verso cui insomma gli utenti che spendono certe cifre vogliono andare. Eh beh, certo, insomma, non... Certo, la domanda parliamo è... poi di un marchio quindi... che sulla fascia bassa ha prodotti eccellenti, quindi come ha detto anche più volte Xiaomi, bisogna giustificare prezzi quando hanno un'innovazione fuori dalla media.
Sì, poi queste sono chiaramente le casistiche estreme, no? La realizzazione di un cortometraggio, chiaramente. Sai che però, in effetti, estrema sì, però noi l'abbiamo fatto, no, in passato. Cioè, anche noi ci siamo divertiti nel creare qualche piccolo corto con uno smartphone, magari lo rifaremo quanto prima, che è stato molto divertente, e ci siamo resi conto come effettivamente si possa arrivare anche a quel livello. Come dici, ci siamo sorpresi, sì, perché la qualità di girato è buona. Non è strettamente necessario, chiaramente. È vero, assolutamente. Sono d'accordo, mi hai sorpreso tu in primis. Quindi le fotografie vediamo ancora i dettagli tecnici di questo sensore di immagine a 108 megapixel, che immagino sia una versione aggiornata, no, di quelli che abbiamo visto l'anno scorso. Anche con Xiaomi, quindi 7 lenti, stabilizzazione, insomma la dimensione che abbiamo visto, che ripeto ancora una volta è quasi il più grande sensore d'immagine per smartphone acquistabile, diciamo, ad oggi. Una cosa che abbiamo notato, poi parlavamo anche con te, Robby, di questa mancanza, no, di nuove soluzioni, soprattutto di nuove taglie. Cioè, abbiamo visto ormai i sensori d'immagine si sono standardizzati molto su questi tagli, quindi il 108 megapixel, 64, 48, 12, no, questo si va a scendere, ma in realtà no, perché sappiamo come vengono utilizzate differentemente. Sì, qui una 13, ecco l'ultra grande angolare, che ormai è immancabile. Non ho notato se ci fosse l'autofocus, mi pare di no, però l'avrebbero forse detto, perché poi è una cosa che a volte c'è, a volte non c'è nella grandangolare. E qui il telemacro, telemacro, quindi che è messa a fuoco tra i 3 e i 10 centimetri, quindi... Sì, che a me piace questo, a me il concetto di macro mi è sempre piaciuta, ma effettivamente servono delle ottiche adeguate, proprio per riuscire a... Sì, sai cosa? Che poi è difficile a volte, cioè o sono di altissima qualità, quindi cosa che potrebbe essere in questo smartphone di fascia altissima, altrimenti le macro rischiano di essere invece un po' così. Cioè sai cosa? Assolutamente. I sensori d'immagine principali, in questo caso ad esempio abbiamo 108 megapixel, hanno anche le ottiche più pregiate, quindi riesce a avvicinarti tanto e a fare anche delle macro molto buone, quindi poi la domanda attenzione, è sì, sì. E qui c'è un paragone col iPhone 12 Pro, che quindi insomma viene visto come il punto di riferimento, quindi ovviamente si reclama una anche potenza maggiore rispetto a quello che è considerato poi il dispositivo professionale un po' più ambito, e qui lo si fa, ecco, si rimanca ancora il night mode, quindi la modalità notturna potenziata, che quindi non solo sulla fotocamera principale, ma anche sulla frontale. Esatto. Tra l'altro noterai che il telefono tre modalità si è visto. Cioè abbiamo visto il retro, ma lo smartphone in sé non l'hanno fatto vedere. E questo bravo, no, assolutamente lo sto notando anch'io, molto accento sulla parte, diciamo, tecnica, e però non creativa. L'abbiamo ancora visto nella sua completa. Abbiamo visto, ecco, stiamo vedendo adesso la parte delle lenti, la parte ottica posteriore, che è comunque una delle parti più differenzianti, sì, possiamo dirlo, Gabri. Direi anche che non c'è quasi motivo di mostrarlo subito, perché come hai anticipato tu, poi non è la parte distintiva, no, di uno smartphone, ormai si assomigliano davvero tantissimo e sotto certi profili sono molto allineati, quindi è giusto cominciare da quelli che sono i punti di forza, comunque le vere differenze rispetto agli altri. Assolutamente, qui si pretende una qualità QHD più, quindi diciamo plus, sì, quindi... risoluzione un quad HD plus un po' allargato, un po' più 515 ppi, insomma leggo qua in densità piccolo, chiaramente altissima, densità notevole e chiaramente stiamo parlando di un OLED, non so se sia un Super AMOLED o un AMOLED, poi vediamo nel dettaglio, però chiaramente è un display di matrice OLED, con ci hanno fatto vedere dei colori molto molto vivi e soprattutto mi aspetto un refresh rate alto, non l'hanno ancora detto, ma immagino ci arriviamo fra un attimo. Ecco, vediamo l'evoluzione, sì. Questa è la super resolution, quindi hanno sviluppato un sistema per fare un upscaling, no, dei contenuti e goderseli in questo super display. Ha una risoluzione maggiore, ecco, 120 Hz AMOLED, quindi hanno risposto alla mia domanda, 120 Hz massimi, poi sappiamo che
Spesso i produttori non ci danno queste informazioni, ma si tratta di risoluzione, ecco, vedete in playback sono video playback adattiva. 60 Hz, gaming 90 Hz, poi si può arrivare a 120 Hz, mentre si può scendere fino a 30 Hz. Questo perché bisogna anche risparmiare, no, sulla sui consumi. Assolutamente. Assolutamente. Non variare. Sempre servono i 120, non sempre servono quei 120. Assolutamente. È molto interessante invece il touch sampling a 480 Hz. Vogliamo ricordare, Gabriele, per chi non fosse avvezzo, cosa identifica il touch sampling? Praticamente la risposta, la risposta, esatto, al nostro polpastrello che tocca il display. Quindi non serve soltanto un display che sia veloce, ma anche che sia molto reattivo nel registrare il nostro tocco. Quindi 480 Hz è davvero tantissimo, notevole. Credo sia il massimo, non ricordo, diciamo, il paragone con altri, ma siamo davvero al massimo, di massimo possibile. Quindi anche lato gaming, fronte gaming, si può avere quella marcetta in più, no, per poter dare quel feedback a chi ci tiene tanto, no, che sia poi ci sia una risposta immediata al tocco. Assolutamente, questa è una cosa che hai detto bene, può convincere gli amanti del gaming, ma non solo, perché poi quella cosa che poi quando torni indietro magari la avverti. Un picco di luminosità massimi di picco, ricordiamo poi che il picco è difficile da raggiungere, da percepire, nel senso che il picco avviene quando praticamente un raggio di sole, comunque una luce molto molto forte, colpisce il sensore di luminosità che varia, diciamo, appunto la luminosità del display a seconda di quella che è la luce ambientale. Assolutamente, e quindi picco massimo. Normalmente stiamo sempre sotto, abbondantemente sotto i 1000 nits, poi chiaramente se ci troviamo in piena estate sotto al sole abbiamo un'ottima luminosità, un'ottima leggibilità, significa che questo picco riesce ad essere davvero incisivo. E qui si fa anche, ecco, ancora riferimento, diciamo, a tutta la parte di colori, 10 bit appunto sono supportati, e questo, diciamo, è tutto vantaggio di tutta la parte appunto della parte di imaging, addirittura il Delta E e il JNCD, addirittura si fa. Ecco, qui si entra proprio veramente nel capillare, andiamo veramente con errori minimi rispetto a. Ricordiamo che dovrebbe, cioè il valore più piccolo è meglio è, teoricamente non si dovrebbe superare il valore di 3, quindi se siamo 0,41 siamo davvero bassissimi, però abbiamo, anche noi poi possiamo farle queste misurazioni, quindi poi vediamo se effettivamente corrispondono alla realtà. Sarebbe davvero una fedeltà cromatica inedita forse per smartphone. Certo, sì, sempre capire poi, infatti subito citano DisplayMate, no, per dare anche un feedback esterno. Sarei curioso di sapere chi ha realizzato questo display, perché poi sappiamo che non credo che Xiaomi realizzi display da sé, quindi bisognerebbe capire da chi lo ha acquistato. Assolutamente, però intanto ci prendiamo qua ciò che ci promette, insomma, accuratezza del colore, display con un picco di luminosità che abbiamo detto pazzesco, idem il rapporto di contrasto, 1:50.000, l'ho letto bene. Insomma, abbiamo quello che... Ecco, intanto qui si vede meglio però, vediamo una si vede meglio, infatti stavo per interromperti per dire che intanto bravissimo. Il forellino anteriore sta sulla sinistra, quindi a angolo sinistro, è molto piccolino, delicato e soprattutto si vedono i bordi curvi, quindi abbiamo una leggera curvatura del vetro e del display che crea questo effetto laterale, diciamo, più estremo. Assolutamente, ancora un altro, insomma, faccia a faccia con iPhone 12 Pro, è già il secondo. Sì, ma Xiaomi ha sempre puntato lì dritta nei confronti, diciamo, nelle presentazioni, ci tiene, no, a far vedere eventuali differenze. Audio, certo. Realizzato in collaborazione con Harman Kardon, queste firme, no, del mondo dell'audio ormai le sentiamo sempre più citare, nominare proprio quando associate a dispositivi elettronici, agli smartphone, ma anche molto spesso, quasi sempre, anche ai portatili. Ci sta perché poi, sai, c'è un vecchio detto che dice, insomma, se non riesci a farlo in casa, meglio sempre avvalerti di chi lo sa fare meglio di te. Quindi giusto. Avere un partner che tra l'altro è anche riconosciuto in maniera, diciamo, autorevole nel resto del mercato, può agevolare Xiaomi in questo percorso di riposizionamento verso l'alto. E soprattutto offrire qualcosa di livello superiore.
di livello superiore, su cui insomma, a meno chi ci segue sa che non ha bisogno di tante presentazioni Armand Carden, quindi poi lasciamo qui questo video ovviamente molto evocativo con una sala di registrazione, insomma ci porta in un mondo sonoro molto audio spaziale addirittura, no? Col metronomo che scandisce il tempo. E va bene, ci sta tutto. Poi, come al solito, anche qui, come per la parte fotografica, le nostre orecchie saranno il nostro benchmark migliore. Il retro è molto iconico. Non so se hai fatto caso a questa... Chiaramente penso al sistema delle fotocamere. Leggermente a rilievo con una forma particolare, ecco. Quest'anno chiunque, diciamo i top player stanno cercando di differenziarsi in maniera importante l'un l'altro, quindi non vedo più quei sistemi a semaforo, quindi verticali con bravo, in fila, guarda, mi hai tolto le parole di bocca, cioè io faccio un po' il paragone con le automobili. Nelle automobili il frontale è la parte, come dire, che dà carattere, quasi che renda viva un'automobile. Ecco, mi sembra che il gruppo ottico posteriore degli smartphone sia quella parte un po' più viva, no? Quasi fosse un volto umano con le sue peculiarità. E questo, non so, l'ho pensato subito anch'io, effettivamente. Vedi, non so se hai notato, hanno scritto ben chiaro lì in fondo, accanto allo speaker principale, a quello principale, perché ce ne sono due, come stanno indicando adesso, quindi audio stereo, realizzato in collaborazione con Armand Carden, quindi hanno proprio una firma messa lì, serigrafata in basso. Ovviamente Type-C e ovviamente hanno fatto vedere una curvatura che è anche dall'altro lato, quindi diciamo un display abbastanza estremo, ma non hanno detto ancora la dimensione, perso io forse questo dato del display. Sì, neanche io ho visto, sì. È grande, l'ho visto, è abbastanza grande, abbiamo detto un 500 PPI. A quella risoluzione siamo sopra 6,8 pollici, ora sì, vediamo, saremo in quella dimensione lì, anche perché poi per apprezzare quei contenuti fotografici e video oggettivamente ci vuole una bella una bella piastra, ecco, come si dice. Io direi anche a chi ci ascolta, date le prime impressioni. Io invito sempre a mettere pollice su, pollice verso, da 1 a 5, se vi piace, almeno come qualità o come design, anche se volete. Poi faremo pollice su, pollice verso anche sui prezzi, perché poi quello è un discorso a parte, secondo me. Spesso ci sono prodotti eccezionali, ma con prezzi che scontentano. Però vediamo, insomma, abbiamo anche un pregresso, il Mi 10 dello scorso anno, su cui possiamo fare un po' di raffronto. Sì, diciamo che sulla politica dei prezzi poi ci sarà da dire, quindi magari lasciamo l'ultimo quando poi ne parlano, perché non possiamo adesso valutare. Xiaomi lo diranno alla fine, come al solito, immagino. Abbastanza varia, ci tengono incollati fino alla fine. Chiaramente il design qua si sta utilizzando un po' quelle che sono state le fasi di costruzione e realizzazione dello smartphone. Definito sottile, comunque esile, unico, come avevi detto, quindi qui si ricorda questa soluzione posteriore che li ha resi un po' iconici. Poi vedremo se anche il resto della famiglia riporterà un po' questa linea, perché non lo sappiamo. Effettivamente sappiamo che questo è il primo, ci potrebbe essere il family feeling, ho paura, no, quasi a chiederlo. Giusto. Tanti esperimenti, mi aspetto anche sui colori, certo. Vetro anche per la parte posteriore, quindi un materiale ormai abbastanza assodato per quanto riguarda questi top di gamma, e anche colorazioni particolari. Ecco, questa che ci stanno mostrando adesso è, ad esempio, un azzurro con cangiante, ecco, un azzurro che poi vira un po' anche sul grigio, su quasi bianco. Assolutamente. Eccolo qua, il gruppo ottico su cui abbiamo già speso i nostri commenti. Qui abbiamo lo sbalzo, che è sempre una cosa molto, no, su cui anche gli utenti si mettono un po' a guardare, la classica prova sul tavolino. Tra l'altro, da notare come il sensore principale sia quello in alto, perché ha un'ottica gigantesca. Il fatto che poi sia così grande deve lasciare spazio alla luce di entrare, quindi evidentemente l'ottica è anche un po' più grandicella. E magari anche in base a quello poi si scelgono le disposizioni, come mettere queste fotocamere.
Certo, certo, assolutamente. Però l'effetto finale, devo dire, è di eleganza. Poi ognuno lo valuterà a modo suo, sono cose soggettive, però devo dire, in linea di massima, si percepisce, insomma, così occhio nudo, che è un dispositivo premium. Sulla stondatura poi ci sono pareri discordanti, di sicuramente non sono discordanti. Anche se non sembra estrema, cioè non siamo comunque morbida. Quando ci sono delle curvature, al giorno d'oggi è difficile ci siano quegli edge, tra virgolette, degli anni scorsi. Gorilla Glass Victus. Ok, questa invece è una cosa che a me interessa molto. È il vetro migliore, la protezione del vetro migliore, attualmente più resistente, stabile, presente sul mercato. Quindi l'abbiamo vista già ad esempio sui Galaxy S21 di Samsung, e lo ritroviamo anche qui. Naturalmente io dico sempre, saranno resistentissimi, lo sono certamente rispetto ad anni precedenti, ma sempre vetro si tratta, quindi bello, 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 ma se spendi oltre una certa cifra, la cover non te la toglie nessuno. Beh, soprattutto per te, Gabriele, che insomma, hai dei trascorsi, non incoraggianti. Diciamo che acquisto quelle stile meliconi, proprio quelle che rimbalzano, se mica da te. Sì, diciamo che tu hai sempre comprato la cover. Esatto, tu hai sempre comprato la cover prima del telefono. Questo mi frega, sì, è vero, a parte gli scherzi, anche me. Ovviamente resistenza anche alle impronte. Mio parere personale, mi piace il design rispetto anche l'anno scorso, lo apprezzo di più. Devo dire che ha un po' più carattere. Ha un po' più carattere, sì, quindi ci stiamo finalmente distanziando. Mi pare che poi 2 anni fa fosse stato il momento in cui c'erano tutti quei filotti dietro di fotocamere. Oddio, sì, era, adesso era, abbiamo finalmente riusciremo a distinguerli anche con più piacere. Ecco, sì, guarda, sì, il gruppo ottico, lo stavo mostrando prima che ce lo smonti. Ecco, guarda le dimensioni, no, che diventano maggiori rispetto alle altre due, che sono delle fotocamere più classiche anche come dimensioni. E chiaramente un ISP diverso, Mario, ci arriveremo fra un attimo, ovvero la parte, il cervello del sistema, un chip Snapdragon 888 che dialoga proprio, che gestisce le fotocamere. Beh, carina questo piccolo close up che ci fa vedere come diciamo, gli elementi dell'hardware condizionano un po' anche il design. Però, ricordiamo, sono unit diverse in azienda che però si devono comunicare chiaramente fra di loro, perché non si può fare, vuol dire, un cerchio che entra nel quadrato. Questa era anche un po' scenica, però ci sta. Sì, una breve schermata in cui dimostravano un po' il recap, ma è stata molto molto breve. Ho letto 12 grammi in meno, immagino, rispetto al Mi 10, quello che è il top di gamma dello scorso anno a questo punto. E quindi sì, chiaramente si va avanti, il processo produttivo che si riduce, e quindi si riesce anche a ridurre un pochino lo spazio all'interno per i componenti. Ad esempio, uno dei problemi che c'era stato l'anno scorso era quella di poter mettere tutte le antenne del 5G all'interno. Non c'era necessariamente lo spazio per farlo. A proposito, ecco qua, 8888, che sembra il numero di un numero verde, in realtà è Snapdragon, che sappiamo che è il system chip flagship di Qualcomm, realizzato a 5 nanometri, credo sia il primo smartphone annunciato a questo punto con Snapdragon 888, compreso, devo mettere, anche i Galaxy S21 internazionali, perché da noi non hanno quel system chip, e quindi vedremo anche di che pasta è fatto questo system chip, non devo dire processore, perché i processori sono quelli che stiamo vedendo adesso, quindi le vere CPU, quindi il Cortex X1, che è il protagonista assoluto, la novità, ecco, anche di quest'anno, un processore ARM avanzatissimo che può girare anche a frequenze altissime, e poi in configurazione octa-core, quindi con gli altri due cluster, addirittura 745.000 punti, giusto. Per gli amanti delle statistiche, dei benchmark, insomma, un altro numero importante. Vediamo anche la parte GPU, come è stata organizzata. Come dicevo prima, appunto, il sistema chip, ecco, l'Adreno 660, quindi tutti quei vantaggi che abbiamo già raccontato riguardo alla piattaforma in generale. Poi bisogna vedere chiaramente dove la si monta, quindi non basta soltanto inserire un motore e tanti cavalli, certo. Bisogna scaricare questa potenza nella maniera più adeguata. Assolutamente, però si fa riferimento anche al supporto, no, al vero HDR anche nel gaming.
qui stiamo vedendo proprio del l'alto gaming. Frame rate. Assolutamente, qui ci sta, come dire, mettere alla prova subito le performance, il CPU e GPU soprattutto, con dei titoli come dire, impegnativi, chiamiamoli così, insomma. Qui c'è un po' da lavorare, in effetti. Sì, sai cosa? Che bisogna anche attendersi dal punto di vista gaming, delle software, una risposta alle software house più... più incisiva. Io l'anno scorso, ecco, mi ammetto, mi aspettavo di molti più titoli che potessero fare la differenza sui top di gamma, però non sempre è così, cioè ci sono alcuni giochi che poi chiaramente si gioca meglio su un display più bello, uno smartphone più potente, tutto quanto, però ecco quel vero distacco che c'è, se pensiamo al mondo gaming fuori dal mobile, quindi al fatto che tu console, possa acquistare dei display 4K, delle schede video potentissime, no? E alzare fino all'inverosimile la tua esperienza di gioco. Ecco, sul mobile ancora questa differenza. Hai ragione. No, sono d'accordo al 200%. È chiaro nonostante che però la potenza ci sia, poi la potenza di calcolo. No, ma è chiaro che la comunicazione dell'azienda qui va a parlare a quella frangia di consumatori, per cui questi sono concetti, come dire, normali o comunque che devono essere nella letteratura del marketing. Quindi ci sta anche un po' enfatizzare, anche se condivido con te, che poi è un po' lo stesso discorso, no? Della parte fotografica. Spesso si abusa, ma semplicemente perché quello è il punto di riferimento. Quindi quando si ha la fotografia bisogna parlare dei file RAW, anche se probabilmente il 90% delle persone non scattano in RAW, e idem sulla parte di gaming. Questi sono magari titoli estremi, e poi giustamente bisogna vedere cosa offre il mercato per far girare questi. Nel frattempo ci siamo spostati sulla parte software, perché è stata presentata la MIUI 12.5, quindi ultimissima variante, che al di là delle differenze grafiche o funzionali che vedremo fra un attimo, vedi, come stiamo vedendo, diciamo, queste immagini, queste slide, non mette tutto nel calderone. Un'ottimizzazione delle applicazioni con tutto ciò che avviene ad esempio in background e quindi poi un consumo. Questo è interessante, finale. Questo è interessante. Quindi non mettere tutto in un unico trend, ma per esempio considerare le gesture separatamente, e questo appunto proprio per non intasare la CPU. E questo sicuramente può essere una cosa che ha riflessi positivi, poi lo vedremo magari alla prova dei fatti quando andiamo un po' a smanettare. Mi piace anche il fatto che si stia parlando di questo aspetto e invece non si sia ancora lanciato un numero come si sarebbe fatto forse negli anni scorsi, 4.000, 5.000 mAh, no? Non sappiamo la capienza di questa batteria, ma il racconto è giusto che poi verta anche su questi aspetti, quindi su un sistema software che effettivamente è stato realizzato per consumare meno e dare le giuste risposte e con applicazioni che si possono anche, diciamo, segare, giusto Gabriele? Sì, altro aspetto che sta a cuore a molti. MIUI 12.5 che arriverà velocissimo secondo trimestre lista, quindi di smartphone che sono passati rapidamente, quindi arriverà in primavera. Non ho fatto in tempo a vederle tutte. No, neanch'io. Poi comunque ci torniamo sugli articoli che pubblicheremo, ci torniamo su tutti questi aspetti. Ecco, Wi-Fi 6, per chi dovesse avere ovviamente un router che parla la stessa lingua. Quindi capacità non solo di andare un po' più veloci, quindi di avere, chiaramente se la linea lo permette, effettuare dei download e degli upload più rapidi, ma anche e soprattutto di gestire più connessioni contemporaneamente, che è la chiave sia del Wi-Fi 6, ma del Wi-Fi anche successivo, Wi-Fi 6, ma anche poi del 5G. L'ennesimo confronto con iPhone... che quindi... si conosce per il notch lungo tanto quanto la larghezza dello smartphone, è l'esempio più classico che poi ci hanno fatto anche a noi tante volte, quello dello stadio, quindi un luogo di assembramento, mi verrebbe da dire, in questo istante, dove ci sono tante persone e che permette di gestire magari quelle che saranno tante connessioni. Qui c'è una prova di distanza in realtà, quindi di distanza e di ricezione di iPhone contro Mi 11, e insomma in questo caso prova che va chiaramente a favore del Mi 11, a parità di distanza, che riesce a
a intercettare meglio le onde e quindi a mantenere un segnale. Sì. Diciamo l'esempio, come hai detto tu, è nostalgico, è forse non è il più calzante in questo momento, visto insomma tempi lunghi per ritornare allo stadio, però vabbè, lo prendiamo come un caso di interessante per far capire meglio di cosa stiamo parlando. Soprattutto questi test, prendeteli per quello che sono, perché lo stanno facendo in campo aperto, in questo caso c'era campo aperto, teorico, senza 300 metri, ci sono sempre degli alberi, palazzi, macchine, cioè c'è sempre da mettere in conto tutto quello che poi... Finalmente Gabriele, si parla di ricarica. Non abbiamo i 120, ma abbiamo un onestissimo 55 watt, intenderci da 0 a 100 in 45 minuti, ma non male, eh? Non male, non male affatto. Diciamo che poi i 120 watt ce li aspettava, io non me li aspettavo, nel senso che è stata una prova di forza abbastanza estrema, sì? Che magari non è ancora pronta per essere integrata su tutti gli smartphone. E qui si parla dei 50 watt invece in wireless. Tra l'altro, io vi invito. Questo è molto interessante. Io, tra l'altro, vi invito tutti, chi non l'avesse visto, di andare a guardarsi il contenuto stupendo che ha fatto Matteo. Sabato, proprio sulla ricarica wireless, perché spiega tantissime cose sulla ricarica wireless, soprattutto sulla ricarica wireless ad alta potenza, come funziona, cosa ci aspetta. Tra l'altro Xiaomi è molto attiva in questo settore e diciamo anche le frontiere che non abbiamo ancora visto. Vi consiglio un piccolo excursus dopo questa live. Guarda il messaggino simpatico, scusate, non stiamo includendo un caricabatteria da 18 watt nella confezione. Ogni riferimento a fatti e persone cose. Stiamo includendo uno da 55 watt, quindi... Al nitrurio di Gagne, certo. Gun, tra l'altro, quindi la tecnologia che ormai sta sbancando sarà probabilmente quella che verrà più utilizzata. Si trova all'interno della confezione, Xiaomi non segue i due diretti competitor Samsung e Apple e decide invece di includerlo, e a mio avviso fa anche bene, perché buona scelta anche perché se è uno dei punti di forza, allora devi essere anche coerente e devi dare il mezzo per ricordiamo che la scelta di non includerlo è stata contestata anche dagli stessi utenti di Apple, cioè ha fatto discutere tanto in questo senso, come dire, fare la stessa cosa sarebbe stato un po' contraddire un po' la filosofia di Xiaomi, che su certe cose insomma ha voluto un po' prendere le distanze, quindi secondo me ci sta tutta. Sì. Poi 500 batteria da 4600 mAh, che non è affatto male, e soprattutto visti tutti questi presupposti, quindi qui c'è la comparazione, vabbè, lasciamo stare con iPhone 12 Pro, anzi no, diciamolo, perché poi è effettivamente una di quelle differenze che ci sono. Qui fa un braccio di ferro importante, al di là del nitruro di gallio, insomma tutta la parte, diciamo, la velocità, la potenza, poi ricordiamo dispositivi che consumano in maniera differente, quindi poi per ognuno l'importante è arrivare a fine giornata in quella maniera lì. Però diciamo che sul piano delle però specifiche... Però poter ricaricare, avere quei 15 minuti di buffer per dare, no, non lo so, sto ipotizzando un 50% di autonomia, certo. Ecco, non è... Invece guarda, questa funzione è molto interessante per riconoscere, per leggere il battito cardiaco tramite il sensore biometrico, che teoricamente serve per il lettore, per sbloccare. Quindi il lettore di impronte classico, ma utilizza questa tecnologia ottica per... guardare anche un po' sotto i nostri polpastrelli e misurare, monitorare il nostro battito cardiaco. Interessante. Del resto lo sappiamo bene, perché l'avevamo ipotizzato. Sì, diciamo, se tu ci pensi, insomma, tutte le varie apparecchiature medicali, anche il pulsossimetro, no? Noi infiliamo il dito in questi apparecchietti anche da poche decine di euro, quindi vuol dire che il nostro dito contiene tante tante informazioni, non solo l'improntina digitale che ci permette di sbloccare. Quindi questo è... A me piace quando si sfruttano tutte queste potenzialità. Assolutamente, e siamo passati anche sulla
voice isolation, che è una cosa importante, la qualità dell'audio anche e soprattutto in chiamata, perché poi ricordiamo che su uno smartphone bisogna... No, che spesso viene data per scontata, Gabriele, vero? No, è vero, viene data per scontata, poi la tecnologia si evolve magari un po' più lentamente sotto quel profilo, perché siamo arrivati molto in alto, no? Cioè sì, è difficile da avere problemi in questo punto. Anche i nostri lettori spesso ci bacchettano, ci dicono: vabbè, fate una recensione e non avete messo come si sente, no? Proprio perché forse sbagliando diamo anche un po' troppo per scontato che cellulare ci si aspetti quantomeno di poter fare una telefonata in maniera positiva. Eccellente. E ottimale, però non è mai, non bisogna mai dare per scontato. Piccolo dettaglio che è passato prima, ho visto, è cambiato anche il motorino della vibrazione, che per me è come le cose più importanti, forse anche della... Parli dell'aptico? Dell'aptico, sì, quindi c'è un motorino diverso, hanno fatto vedere un nuovo piccolo motorino che magari migliorerà la percezione. Attenzione ai prezzi. Recappone, tutto quello che abbiamo raccontato, display WQHD+, 120 Hz, si tratta di un AMOLED da 6,8 pollici, 3 fotocamere, ricarica 55 watt con il cavo incluso in confezione e 50 watt invece in wireless. Ora, sul wireless mi verrebbe da chiedere con quale adattatore, perché poi ci vorrà credo il suo adattatore. Qui c'è così 6,81 pollici, chiaramente curvo come abbiamo detto, quindi sui bordi ha una leggera curvatura. Devo dire che vanno molto veloci, c'è tanta roba da dire. Ecco, 749 euro. 749 euro. Il prezzo europeo, sappiamo sempre che c'è qualcosa da aggiungere. C'è un piccolo scarto di solito in Italia. In Italia ed è sempre in negativo, quindi vi anticipo che in Italia questa variante sarà da 799 euro, la variante base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Quindi siamo e qui ci sono anche i piani operatori per i vari sussidi, e questo è una buona notizia, sì, per chi diciamo preferisce i vari insomma canali avere che poi verranno utilizzati per la vendita. Differenza rispetto all'anno scorso è che vedo una memoria RAM più contenuta, cioè 8 GB sono davvero tanti. Però ecco, c'è stato il momento in cui c'era una corsa effettiva al numero più grande, 12, 16. Sì. E poi se il sistema effettivamente non li utilizza non avevano neanche senso, quindi stiamo trovando delle cifre che sono più congrue e quindi 8 GB, certo. 128 va più che bene come punto di partenza. Chiaramente ci sarà anche una versione con più memoria, come ovvio che sia, come ecco adesso mostrata, 8 più 8 GB di RAM sempre, ma 256 GB di storage. 256. Sì, qui viene prezzata 799. In nessuno dei casi. Sì. Ecco, qui viene prezzata la seconda versione, che anche da noi, però anche questa è da incrementare, Gabriele, correggimi se sbaglio. Da noi è da incrementare, sì, di 100 euro, perché sono 899 euro. Quindi, ripeto i prezzi, taglio base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, 799 euro in Italia, e il taglio più grande, quindi la versione top, con 256 GB di memoria interna, 899 euro. Poi, questo ve lo dico subito, al netto delle promo che Xiaomi attiva praticamente sempre, di cui non sono ancora a conoscenza, ma che sicuramente arriveranno fra brevissimo, in cui ci saranno, immagino, degli early bird. Scusa, intanto è passata, mentre tu facevi questo ottimo recap, una special edition abbastanza autoreferenziale, perché si chiama Mi 11 Lei Jun, che per chi non lo sapesse è il CEO fondatore di Xiaomi, quindi non sappiamo, poi credo che sia una variante più che altro estetica con la firma del patron, però insomma è passata. Scusa se ti ho interrotto, però ci tenevo fatto bene anche perché, Roby, siamo passati in un attimo al mondo IoT, adesso sì. Cioè, ci sono i televisori, cioè stiamo andando a una velocità supersonica. È uno dei grandi malus delle diciamo conferenze in remoto, perché non c'è, ci sono gli applausi, pubblico, mancano gli applausi. Esatto, il pubblico ti detta il tempo con gli applausi, vuole aspettare, invece qui è proprio veramente a rotta di collo, come si direbbe. Quindi hai detto giustamente, stiamo passando a una TV. TV, ho visto un 75 pollici, che non è un taglio piccolino, evidentemente. No, per nulla.
Si parte subito all'alto. Adesso vediamo di quale tecnologia, l'ho appena detto, QLED. Oh, quindi QLED. Tecnologia QLED. Quindi Quantum Dot è qualcosa che insomma abbiamo tutti imparato a conoscere grazie anche ad altri produttori, in particolare a Samsung, che ne ha fatto un po' il vessillo sulla parte alta, perché i QLED di Samsung sono, diciamo, la risposta LED, però LED differenti, perché ricordiamo c'è una tecnologia dietro differente rispetto alla classica LED, diciamo la risposta all'altro lato, quello della sponda anche proprio di LG degli OLED. Ovviamente sono due tecnologie completamente differenti. Il punto di ecco, questo spiega abbastanza bene cosa differenzia un LED da un QLED. Quindi qui abbiamo tre strati, quindi LED, il film ottico e il pannello LCD. Qui abbiamo proprio il QLED, che parte tutto da un LED color blu e poi dei punti quantici che vanno proprio a espandere tutta la gamma cromatica, perché proprio il colore, ecco qui lo fanno vedere molto bene, è il colore, quindi anche il volume colore è una delle prerogative cardine di questa tecnologia. Ne abbiamo parlato anche a fondo quando abbiamo fatto proprio uno speciale, il volume colore, quindi la capacità di, come dire, coprire nella miglior maniera possibile, diciamo, tutto lo spettro, anche, diciamo, avvicinandosi a quello teorico. Quindi diciamo che la tecnologia su cui sta andando Xiaomi è una delle più interessanti. Il 72, ecco, vedete, questo è il grafico del volume colore che, come dire, approssimativamente riesce a coprire il 72% del profilo NTSC. Una TV LED. Esatto, quindi un TV che vuole soprattutto fare un po' mostrare i muscoli sulla parte cromatica, ma sicuramente eccolo. Ah, qui quindi diciamo dal 72% al 100%, quindi qui si reclama una piena corrispondenza rispetto al teorico dell'NTSC, quindi assolutamente completo. Qui vediamo, ecco, un TV convenzionale LED e un QLED. Quello che si nota, Gabriele, ovviamente colori più brillanti, più incisivi rispetto... Si usa la parola vibranti, che forse rende meglio in inglese che in italiano. Comunque avete capito di quello di cui stiamo parlando. Ripeto, non sono concetti nuovi in assoluto, perché ne parliamo da tempo, però sono nuovi per Xiaomi, che fino a oggi, insomma, nel mondo TV c'è entrato, insomma, un po' dalla porta secondaria, però ci fa capire anche qual è la direzione di questa società. Tra l'altro, TV che sono arrivati, direi sono arrivati pochi. Comunque Xiaomi non ha puntato tantissimo sul mercato europeo o comunque italiano in questo settore, ma può essere che con queste nuove serie vorrà farlo. Quindi abbiamo visto ad esempio anche un po' di ritardo rispetto a quelli che sono stati i prodotti presentati in Cina, che poi sono arrivati da noi, ecco, ci vuole tempo sicuramente. Allora, soprattutto su questo tipo di tecnologia può fare forza sul prezzo, perché lo ricordiamo, i QLED non sono TV economici, cioè i LED lo sono, per quanto poi si possa dire economico un TV da 300, 400, 500, 600 euro. I QLED, insomma, che spesso hanno prezzi ben oltre 1000 euro, soprattutto su quei pollicciaggi lì, 75 pollici sono tanta roba. Sì, non tutti tra l'altro possono farlo, no, esatto. Ecco, local dimming è un aspetto molto interessante, su cui poi questo, ecco, 192 zone full array, quindi controllo, no, come un po' una piccola orchestra che controlla l'accensione e lo spegnimento delle luci, proprio per fare in modo che non ci siano quegli aloni che soprattutto su TV LED danno più fastidio, soprattutto nelle scene scure. Maggiore numero di zone, maggiore è il controllo di queste zone, più si riesce, come dire, a fare un contrasto ben definito. Quindi poi, tra l'altro, di solito questo è un numero che spesso i produttori non comunicano, quello delle zone. Ecco, qui si fa un po' un raffronto. Xiaomi sta facendo una formazione nella conoscenza dei TV incredibile. Sì, sì. Cioè, molto interessante. Tu sei sicuramente più ferrato di me sul tema, però per me è molto interessante vedere
questi valori e capire, capire di più anche di questo mondo che è difficile da raccontare. Io guarda, perché poi c'è stato un periodo in cui si è cambiato, tutti hanno cambiato, no? 15 anni fa per lo schermo piatto, poi uno ha preso lo schermo piatto e ha detto vabbè, la mia innovazione l'ho completata. In realtà quello che sta succedendo proprio grazie al controllo della luminosità, il controllo del contrasto è straordinario. Io dico sempre bisogna andare a vederli, magari anche in punto vendita questi prodotti, perché poi ci si rende conto che effettivamente quanto ci sia un gap pazzesco, al di là di queste immagini che stiamo vedendo, che sono fatte ovviamente per enfatizzare la differenza, per esempio in questo caso sulla parte HDR, Dolby Vision. Quindi qui tra l'altro abbiamo sia l'HDR che Dolby Vision, che è anche questo un aspetto da considerare, perché spesso alcuni produttori vanno solo su uno standard. Quindi qui apertura di Xiaomi, interessante notarlo. Questo ovviamente per i contenuti che lo riproducono, poi bisogna vederlo. Chiaramente hanno parlato di 4K, 120 Hz refresh rate, controllo del motion, con appunto una tecnologia di compensation. Poi queste ovviamente vanno sempre valutate sul campo. Basta una bella partita di calcio, Gabriele. So che tu non segui come me. Infatti, stavo dicendo il cuore, e il cuore è un MediaTek, diciamo come cervello. Ecco, questa è una parte su cui Xiaomi, se vuole competere nella fascia alta, dovrà assolutamente convincere gli utenti, perché è uno dei discorsi su cui poi si sottolineano anche le performance dei produttori, capacità di gestire, elaborare in tempo reale, al di là del pannello, intendo. Bisogna orchestrare bene. Sono molto curioso. Intanto c'è un processore, un sistema chip MediaTek realizzato evidentemente per gli Android TV. Per gli Android TV, sì. Sono molto curioso di sapere il prezzo. Hai detto bene tu, perché è una di quelle cose che saranno determinanti, perché poi il settore dei TV è una cosa, cioè è a sé, e quindi per essere qui ci danno quello del Samsung, che è 2849, il Q80T, che è uno dei fascia alta anche nel QLED. Vediamo cosa ci dice invece per quanto riguarda... Ah, non ce l'ho dato, ci hanno messo un bel punto di domanda, ma non ce l'hanno detto. No, ci hanno lasciato così, infatti io stavo guardando così. Vabbè, sicuramente sarà minore, adesso, se no sarebbero autolesionisti a mettere il prezzo della concorrenza senza, come dire, poterne sfoderare uno più competitivo. Vabbè, ci stanno mostrando, diciamo, quelle che sono le immagini, forse che vedono, chissà. Ecco, la cosa interessante è vedere se c'è una ci potrà essere una sinergia tra smartphone e TV, no? Se ci potrà essere quell'ecosistema che si amplia. Sono d'accordo, nel senso che potrebbe essere uno dei motivi per cui un utente Xiaomi compra un TV Xiaomi, al di là del Miracast, è la cosa determinante, ecco. Cioè, sappiamo che tutta la vita, il prezzo per quel polliciaggio. Sì, il prezzo per quel polliciaggio, perché a 75 arrivano delle sberle sonore. Almeno per adesso. Ma dovranno anche mostrarci quelle che sono le. Cioè, il punto di domanda dovranno toglierlo adesso, no? Sì, intanto però l'abbiamo visto anche un po' nel design, non male. Adesso si parla anche del telecomando Bluetooth, che secondo me è sempre una gran bella comodità, con tutto il rispetto per gli infrarossi, però poterlo attivare senza doverlo puntare, no, in quella maniera proprio direzionale è assolutamente comodo. E poi ovviamente c'è anche tutta la parte di assistenti vocali che ormai è fondamentale. Sì, non tanto Xiaomi perché già è abbastanza attiva. Tra l'altro sono appena arrivati sono stati presentati i loro prodotti che puntano proprio in quella direzione. Sì. Io ripeto, dobbiamo vedere poi anche se ci saranno dei diversi tagli. Cioè, io spero di sì, mi stavo chiedendo in questo momento, non hanno parlato di altro, perché poi il 75 pollici, come dicevi giustamente tu, è abbastanza tosto, ma credo che ci saranno anche altri tagli, mi auguro, per chi ha delle case normali come anche la mia. Delle case più umane, no? Il famoso costruito intorno a te, ecco, con questo andazzo andremo a costruire le case intorno ai nostri TV. A parte gli scherzi, no, sono belli, a me piacciono. Poi piacciono anche questi con lo stand basso. Sì, bello, la stand è bella.
Sì, perché poi non dà l'idea di stabilità, eleganza e soprattutto non ingombra tanto sul basso, quindi chi ha, dovesse avere dei pensili, come dire, che bloccano un po' sulla parte alta, magari se la può giocare meglio. Poi ovviamente sono tutti discorsi teorici, c'è chi magari ha anche la madia stretta che non riesce a tenere quello stand. Quindi QLED 4K 120 Hz, quindi HDMI 2.1, questo è importante. Cosa per chi è estremamente importante, soprattutto per chi gioca, no? Anche sì? Per chi gioca. Per chi ha in programma, diciamo, di implementare poi ulteriori accessori console. Assolutamente. Auto low latency mode, quindi tutta quella parte che su cui abbiamo anche dedicato un po' di articoli, di video, sì, e di approfondimenti. Miracast, quindi condivisione, ecco. Interazione con lo smartphone, con gli smartphone in generale, che poi supportano anche questo protocollo. E il prezzo? Diciamo una TV abbastanza open per tutti, quindi non solo per chi ha un telefonino Xiaomi, no, questo è giusto dirlo. Una TV quindi capace di dialogare, fidarsi, diciamo, bene quella piattaforma, sì. Finiture in metallo, molto minimalista, è vero, cioè, sembrano delle cornici molto molto sottili, è chiaramente un pannello gigantesco, quindi comunque quelle cornici risulterebbero inevitabilmente più piccole. Assolutamente. Però guarda, al di là di tutto, la cosa stuzzicante è l'aver puntato sulla tecnologia QLED, che se da un certo punto di vista, come dire, è anche un po', perché noi abbiamo fatto tutto il primo mese di gennaio a parlare delle nuove tecnologie, quindi mini LED e micro LED, che sono, diciamo, il nuovo che avanza, però Xiaomi punta sul consolidato e comunque su una tecnologia che è di pregio, quindi non punta, come dire, anche a svilire un mercato su cui lo sappiamo, fra televisori di fascia bassa e alta ci sono svariate migliaia di euro, quindi ha scelto una strada ben precisa, abbastanza interessante come qualità. Io sono curioso, per esempio, di vederla, perché io sui QLED guardo soprattutto una cosa: le scene scure, soprattutto in HDR, perché lì un po' casca l'asino. Quando si ha troppo la tendenza a spegnere, allora lì bisogna sempre un po' prestare più attenzione. Poi per il resto hanno una luminosità sempre eccezionale. Tra l'altro, dettaglio importante, Google Assistant hands-free, quindi si può dialogare, no? Si può richiamare l'assistente di Google per evidenti operazioni poi di gestione delle funzioni o magari di sintonizzazione da sì, capire. Ok, Google, modo, riproduci la serie di Netflix, perfetto. Per esempio, ecco, sì, vedremo poi nello specifico quando ci potremo mettere gli occhi, stavo per dire le mani. No, secondo me è la classica cosa che ti serve tantissimo. Eccolo, attenzione. Ci siamo, no, sì. Andato in ordine. Lo sto attendendo come il capodanno, Gabri, questo prezzo della TV. Eccolo, 1299 euro, prezzo europeo. Non male, per un 75 pollici tanta roba, sì. Da e ti confermo, Francia, ci siamo anche noi. Ti confermo che ci siamo anche noi e che il prezzo è esattamente questo, quindi qui non ci sono ritocchini, quindi è 1299 euro. Robby, è un prezzo molto interessante per un taglio da 75 pollici QLED. Assolutamente, cioè, praticamente la metà di questo è un diretto concorrente. Assolutamente sì, ovviamente parti da inseguitore e parti da inseguitore anche da un punto di vista del percorso evolutivo, nel senso che Samsung ha già fatto una parte di percorso evolutivo. Attenzione, scusami, interrompo, ma Early Bird... soltanto il primo giorno sotto i 1000 euro, 999 euro. Beh, questa è... Dove lo metto? Il mio problema è dove lo metterei? Un 75 pollici? Perché io lo spazio non ce l'ho. Però allora, ecco. posso dire che al di là del QLED, del HDR, cioè i 75 pollici per un utente medio sono tanta roba, nel senso che spesso avere il televisore grande in salotto fa veramente una grossa scena. Io non sono uno di quelli, cioè, nel senso, sono uno che apprezza la qualità, la picture quality, quello che vogliamo, però il 75 pollici fa tutt'altro effetto, soprattutto se è arrivato da un 49.
Assolutamente, assolutamente, è davvero spettacolare. Diventa protagonista, chiaramente devi avere lo spazio per farlo e anche la distanza adeguata, no? Perché poi se non hai quei, immagino, 2,5 metri, ecco. L'effetto inutile, seconda inutile fila pensarci. O prima fila al cinema, assolutamente. Però ci spostiamo immediatamente verso un'altra categoria e passiamo ai monopattini, altro tema a noi caro. A te soprattutto, Gabriele. Ci ha lasciati lontani da questi mezzi. E probabilmente si parlerà del nuovo monopattino realizzato con Mercedes. Sì, Mercedes sì. AMG, che è stato anticipato un pochino online, quindi Scooter Pro, si chiama Mi Electric Scooter Pro, tra l'altro è stato uno dei best seller del 2021, sicuramente lo sarà nel 2022, ma nel 2020 è stato un best seller. Qualsiasi store io sia entrato del settore, non mancavano mai monopattini, ormai sono davvero ovunque. Tra l'altro mi sembra dalle specifiche, Gabri, molto simili all'elettric scooter. Sì, diciamo che l'autonomia è sicuramente molto buona, la velocità massima chiaramente sono 25 km/h, ma guarda il dettaglio, fai caso alla ruota posteriore, o meglio al parafango bianco, quindi con una sfumatura che dal nero passa al bianco, molto molto bella. Guarda, allora, sì, ti dico, adesso così mi sembra su due piedi che siano specifiche assimilabili a quello della versione standard, ma è giusto sottolineare che comunque qui c'è una firma che è quella di Mercedes, che è campione del mondo in Formula 1, quindi diciamo, per ritornare, sì, che non sarà soltanto estetica, magari ci sarà qualcosa realizzato, ecco, folding design realizzato in collaborazione con loro, quindi comunque quei punti cardine che sono estremamente importanti, fattore distintivo. Associarsi a un brand che, diciamo, con Ferrari, e devo dire ultimamente nella parte racing, meglio di Ferrari, sta interpretando il mondo della mobilità estrema, è un fattore ovviamente che Xiaomi ha studiato molto bene, perché, ripetiamo, la Xiaomi che fa prodotti che costano poco, comunque il giusto, che funzionano bene, già la conosciamo. Ora dobbiamo vedere... 799 euro, abbiamo visto il prezzo finale, non è poco, nel senso è un monopattino di fascia alta, evidentemente. Poi vedremo nello specifico il dettaglio, no? Quelle che sono le differenze anche tecniche che spiegano un prezzo tale, sì, oltre al mero design. Questi sono, diciamo, i tre protagonisti quindi della giornata. Sì. Ricordando che lo smartphone, il Mi 11, ha un prezzo differente rispetto a quello che abbiamo visto qua in sovraimpressione, sì, quindi 799 euro. E 899 invece la versione è quella, diciamo, 256, 8 giga di RAM. Ok. Tra l'altro, non so se l'abbiamo detto, lo ribadisco io per essere sicuro, il TV sarà acquistabile dal 10 di marzo in Italia. Sarà disponibile da noi quindi nel giro di 3 settimane. No, un mese esatto. Sì. Siamo all'8. Sì. Quindi un mese esatto e avremo la possibilità di acquistare questo TV, che è una cosa abbastanza importante se torno al discorso di prima. Non c'è troppo spazio, troppa distanza tra quella che è la presentazione cinese e la disponibilità cinese. È ciò che poi arriva effettivamente dalle nostre parti, quindi c'è una buona notizia, sì sì, al di là di come dire la si possa vedere, quindi ognuno avrà le sue impressioni su questo nuovo TV, però ci fa piacere che non ci sia questa distanza, che già, vuol dire, fisicamente è notevole, ma anche proprio di commercializzazione. Ci piace quando una novità così annunciata in pompa magna poi sia, come dire, toccabile e acquistabile per chi volesse farlo, no? Abbassa un po' ci sono i titoli di coda e tra l'altro proprio veramente titoli di coda, quindi io approfitterei di questo momento conclusivo, quasi siamo ancora alla fine, ma non alla fine, perché io devo mostrarvi in realtà una cosa, non potevo dirlo prima, ma mi pare che l'orario me lo permetta. Anche noi abbiamo ci hai fregato tutti. Abbiamo Mi 11 a disposizione, quindi in realtà lo stiamo già provando da qualche giorno. In silenzio, come la situazione impone, ma sì, siamo entrati in possesso di un Mi 11 e vi racconteremo la prossima settimana come è andata, no? Vi racconteremo un pochino tutto quanto. Questa è chiaramente la versione definitiva, quella italiana, quindi con software italiano, tutto ciò che poi bisogna, tutto ciò che troveremo sul mercato. Quindi
Mi 11 che abbiamo già qui, è motivo per cui io chiedo a Davide, che ci sta tra l'altro dando una mano non da poco quest'oggi con tutti questi problemi tecnici che abbiamo avuto, magari a girarci qualche domanda, e così se ci sono dubbi o comunque possiamo chiarire qualcosa. Vi anticipo subito che non possiamo dare delle opinioni o comunque dei giudizi su quelle che sono le cose principali. Possiamo dire però, Gabriele, la settimana prossima. No, possiamo dire però, Gabriele, se l'impressione che abbiamo avuto nel vedere il video di un dispositivo comunque ben realizzato, ben rifinito, comunque che dia una sensazione premium, anche così davanti, quella viene confermata, anche un po' il carattere, le finiture, che sono la prima cosa che di solito vediamo a schermo spento, poi torneremo su quelle parti più tecniche, come hai detto tu. Sì, guarda, si tratta assolutamente di uno smartphone premium, io lo definisco così perché quando trovi quel dettaglio, quelle finiture, ecco, ti rendi subito conto di cosa hai davanti. Poi il vetro anche posteriore, io sono un amante dei vetri leggermente satinati, questo lo è davvero poco, questa è una colorazione che non so, tra l'altro io ho qui anche la confezione, ve la faccio vedere, confezione più grandicella rispetto a quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi, perché c'è il caricabatterie in confezione da 55 watt e quindi diciamo a dimensioni standard. Fammi vedere se so il nome di questo colore, perché mi manca proprio la... Sì, intanto io ricordo che sono 6,81 la diagonale, quindi una bella sberla. Tu potrai dirmi se è un dispositivo che si tiene bene, insomma, comunque è impegnativo. Assolutamente sì, anche perché il formato ormai più o meno è stato affermato, cioè il fatto che di avere i bordi stondati riduce di qualche porzione di millimetro la larghezza, quindi lo si tiene bene in mano nonostante sia un 6 pollici 8, che sono davvero tantissimi. Capisco che magari in camera non si riesca a percepire, però ecco, sì, magari lo avvicino un pochino, così vedete, io tra l'altro ho il display forse con luminosità un po' troppo alta, ecco, sì, la luminosità è davvero altissima. È vero che siamo in inverno oggi, tra l'altro c'è tantissimo sole, quindi magari proverò a mostrarlo anche in camera, a mostrare questo display molto molto luminoso. Tra le prime domande che mi arriva, se è IP68, no, non lo è, non ha la certificazione, ma ha comunque quella protezione base per contro l'acqua, gli schizzi, come ormai un po' tutti gli smartphone, soprattutto sopra una certa fascia, quindi se c'è qualche gocciolina di pioggia non fa nulla, sicuramente non lo si può, o comunque non è certificato per l'immersione in acqua, ma vi dico sinceramente non lo è poi quasi nessuno, perché se ci provate a farlo finiscono male, ve l'assicuro per esperienza diretta. Opinione anche, come ho detto prima, anche positiva per questa parte posteriore. Al di là della colorazione, vi stavo raccontando un po' questa finitura che è piacevole, soprattutto non mi risulta così scivolosa, sempre vetro, ma questo elemento qui posteriore che è molto iconico, molto, dà molto carattere a questa famiglia. Ricordiamo, viene da dire, poi, Gabriele, immagino ce ne saranno degli altri. Ricordiamo, per chi si fosse collegato, insomma, 3 fotocamere, 108, 13 e 5 rispettivamente, grandangolare, ultra grandangolare e tele macro, insomma, per fare i super scatti ravvicinati. E poi la fotocamera anteriore invece da 20 megapixel. Con moltissime, abbiamo visto le passate in rassegna, funzionalità di editing anche dalla parte video, per avere anche un po' di effetti scenografici. Assolutamente, saranno delle cose che poi affronteremo. Io ho già dato uno sguardo, è molto interessante la parte infatti di photo editing, o meglio dei filtri, ma soprattutto delle nuove funzioni, sarà uno dei core, diciamo, della nostra prova. Poi vedete qui in alto sul... che forse non la vedete, ma anche meglio, se non lo vedete anche meglio, perché magari anche con questo desktop, con questo wallpaper non si intravede. Qui c'è la fotocamera anteriore in questo angolino qui, il che significa avere completamente spazio, diciamo, per tutte le notifiche. Non è ancora l'anno, molto discreto, il 2021, per le fotocamere sotto al display, dovremmo aspettare ancora, magari, boh, chissà, sarà nel 2022. Però davvero il display è uno dei suoi biglietti da visita. No, perché ovviamente poi... Scusa, vai, per quanto sia molto, molto ampio e anche molto luminoso, ha
dà questa sensazione di estremità, no? Dà una, con questi bordi laterali molto curvi, poco curvi, non troppo, non sono fastidiosi. Ad esempio l'ho utilizzato un pochino e non ho mai avuto un problema con i tocchi involontari, cosa che spesso avveniva in passato, che motivo per cui tanti poi li hanno anche odiati, no, questi bordi curvi. Sicuramente ci sarà anche sicuramente anche la parte software che, diciamo, gestisce anche gli errori da quel punto di vista. Io, tra l'altro, non è ovviamente il momento per parlarne, però è chiaro che poi tu vai a pensare sempre. Oggi abbiamo comunque un punto di partenza con dei prezzi di partenza, quindi 799 per il Mi 11 nella sua versione, come dire, basica. Però poi ci dovremmo aspettare sempre delle varianti, almeno io da Xiaomi me le aspetto, perché l'anno scorso le abbiamo viste. Arriveranno, guarda, di certo. Nel frattempo Federico ci chiede se è già uscito con la MIUI 12.5. La risposta è no. Sono tornato un attimo indietro. La risposta è invece 12.0.2. Quindi in questo momento non abbiamo ancora la 12.5. È passata una schermata durante la presentazione in cui c'era proprio la roadmap, se non ricordo male. Comunque sì, diciamo che la roadmap riguardava, non ho visto effettivamente se c'era lui, Mi 10. Ma sicuramente riguardava tutti gli altri Mi 10, perché comunque gli smartphone di ultima generazione, appena presentati, chiaramente si potranno aggiornare. Poi vediamo chiaramente questo tempo cuscinetto che poi ci danno le aziende a disposizione, serve anche a questo. Quindi non escludo che magari ci sia l'aggiornamento lì sotto pronto a arrivare, lo vedremo poi la settimana prossima con la recensione, che racconteremo chiaramente. Gabri, possiamo anche un po' due o tre novità interessanti ci sono su questa 12.5, le vogliamo ricordare brevemente? Perdonami, stavo leggendo una domanda. No, volevo dire che un paio di novità interessanti ci sono di questa MIUI 12.5. Cioè, mi riferisco per esempio al controllo delle gesture, che viene gestito adesso con un thread separato, anche la possibilità proprio di avere, come dire, eliminare anche le app indesiderate di sistema, insomma tutta una serie di vantaggi. Diciamo che ci hanno raccontato anche in questo momento, ci hanno raccontato tante ottimizzazioni a livello gestione delle risorse, che è un fattore assolutamente importante. Quindi non ci saranno, nessuno si aspetti uno stravolgimento estetico, no? O di design, sarà più funzionale questo aggiornamento. Sì. Rispondo anche a Giovanni che chiede se lo fanno in 5G o anche normale. Allora, il Mi 11 chiaramente è solo 5G, perché il sistema on chip è quello, il Snapdragon 888, che è solo 5G. Poi che ci possono essere, come dicevamo prima, tante altre varianti, ci sarà Mi 11, non lo so, Lite, T, ci saranno tutte quelle versioni a cui Xiaomi ci ha abituati, magari ci sarà anche qualcosa che non è 5G, però mi sento di dire, ormai 5G anche lo si trova anche sui system on chip più economici. Domanda di Giovanni. Sì, no, ma la domanda di Giovanni è super pertinente, perché magari il 5G non interessa a tutti e ormai si è capito che il 5G incide molto sui costi, perché incide sul tipo di chipset impiegato. Qualcun altro, forse un Antonio ci chiede se balla, si è messo su un piano. Questa è una di quelle cose che io guardo sempre, Robby, perché quando ci sono le fotocamere sporgenti dietro, ecco, lo metto su un tavolo, impazzire. E lo provo. Fate diventare matti con la prova del tavolino. Allora, diciamo che un pochino sì, se lo vai a toccare nell'angolino, non so se io sto provando a bisognerebbe fare un ASMR, sì. Se tocchi, diciamo, la parte esattamente opposta al gruppo delle fotocamere, sì, ma non balla poi così tanto, perché non è più quella linea verticale che era sempre spostata lateralmente, o quasi sempre, adesso comunque è un quadrato, quindi è un po' più bilanciato, però balla sempre, almeno un po', io consiglio poi. Le cover servono sia a proteggere ma anche a bilanciare questi eventuali problemi. È vero, compensano il tutto. Nel frattempo, se avete altre domande, io sono qui ovviamente per rispondere. Vi confermo che il prezzo, diciamo ancora una volta, di 799 euro per l'Italia per la variante 828. Tra l'altro, sai che non ho fatto caso, ora che ci penso, a quale versione ho io? Io esattamente questa, quindi noi abbiamo quella con 128 GB di storage interno, tra l'altro molto simpatica anche le animazioni della MIUI, che ci fanno vedere anche con l'accelerometro, no?
è simpatica. La MIUI è migliorata davvero tanto rispetto agli anni scorsi. Non l'amavo, ammetto. E adesso invece siamo un passo in avanti. Altra domanda di Alexander. Dove e quando potremo acquistarlo? Allora, sui canali, diciamo, sui canali di vendita ci dobbiamo aggiornare. Vi rimando sicuramente all'articolo che abbiamo in descrizione, perché ci sono, non sono sicuro, diciamo, di che poi tra online e offline. Allora, io se posso dire delle che informazioni in più. Io so che il Mi 11 da inizio marzo a 799 abbiamo detto il prezzo. Con due colorazioni iniziali, blu e grigio, se non sbaglio. Dopodiché, contestualmente all'arrivo sul mercato, verranno date anche tutte le varie informazioni sul canale di vendita secondaria, sì, ad esempio. Ok, quindi non abbiamo ancora un giorno, un day one. Non c'è un giorno inizio preciso. Inizio marzo, quindi diamoci una timeline per il mese prossimo. Tanto poi nel frattempo abbiamo di che parlare, perché questa è la classica situazione in cui siamo privilegiati, lo ammettiamo, perché possiamo mettere le mani su un dispositivo che ancora nessuno, a parte i colleghi, ha in questo momento. E poi insomma ci sarà tutto il discorso dei dispositivi con i vari suffissi che arriveranno. Sì, poi chiaramente cercheremo di rispondere un po' alle vostre domande. Tra l'altro, peccato non si è riuscito a vedere, magari, eccolo, si vede in questo momento. Io ho attivato l'Always On, che è luminosissimo, guarda, si vede in camera anche l'Always On. Devo dire quanto consuma, poi vi dirò anche quanto consuma. Mi avvicino un pochino, forse più qui al centro, forse si è staccato, ecco. Però ho messo anche un robottino, l'ho personalizzato, vedi, è davvero molto molto luminoso. Questa cosa fa la differenza per chi lo utilizza come me, che magari non vuole risvegliare lo smartphone. Sì. E personalizzarlo all'inverosimile. E chiaramente il lettore di impronte là sotto, che è velocissimo, vi anticipo questa cosa, è veramente rapidissimo, quindi non ho provato ancora. E che funge, e lo ricordiamo, funge da cardiofrequenzimetro. Sì, devo provare questa funzione, devo trovarla, ammetto che non l'ho ancora cercata. Però noi siamo stati qui in mezzo alla pioggia, quindi oggi il primo giorno di sole. Finito qui, live, io Robby ti saluto e vado in giro a fare un po' di foto e approfitto un po' di questi raggi di sole. Ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo ottimo. Se c'è qualche altra domanda. Jack per le cuffie. Finale, jack per le cuffie, non c'è, confermo, sto guardando per conferma, ma non c'è. È uno smartphone molto sottile. Facciamo una cosa, guardiamo insieme, vi faccio vedere live la confezione, così diamo anche un'idea di quello che c'è all'interno. Oltre ovviamente allo smartphone che io ho già spacchettato, appoggio un attimo, vediamo qua dentro cosa c'è. Qua c'è sicuramente il manuale, il caricatore, ma c'è una cover, quindi cover trasparente che io ammetto non ho ancora messo perché ero confidente di non farlo cappottare. Quindi una classica, diciamo, cover trasparente, può essere utile, poi siamo sempre liberi di acquistarne. Io lo apprezzo sempre la cover in confezione, la trovo un gesto di buona educazione. Più nulla. Sì, però è giusto metterci anche questa qui base. Dopodiché all'interno della confezione abbiamo il cavetto qui in alto, vedete, tiro fuori, cavetto Type-C. Spacchettiamo, molto, abbastanza grosso, è anche pesantuccio. Anzi, non è un Type-C, scusate, è un Type-A, Type-C. So che è difficile vederlo a distanza, però la fotocamera è riuscita a metterla a fuoco, non so come. E l'adattatore, anche questo, abbastanza pesante, da 55 watt, quindi quello che poi ormai è diventato quasi... Quindi sì, ribadiamo questo concetto perché secondo me è uno dei più importanti. 55 watt in confezione che ricarica il telefono in tre quarti d'ora, da 0 a 100, con la ricarica wireless a 50 watt invece siamo un poco oltre, ma non tanto, comunque siamo sotto l'ora. Tra l'altro... può fare anche reverse charge, quindi sui 10 watt, quindi se avete un paio di cuffiette con ricarica wireless potete metterle sul retro e ricaricarlo a 10 watt. Quindi
È tutto. Mi sono assicurato che non ci fossero altre sorprese all'interno. No, diciamo, l'interno della scatola è finito, quindi non ci sono cuffiette, non ci sono adattatori di alcun tipo, bensì carica batterie, cover trasparente e cavo di alimentazione. Proveremo chiaramente la batteria, l'autonomia, ma anche la ricarica, che è un fattore estremamente importante. Slot micro SD non c'è, perché l'espansione della memoria non è stata prevista quest'anno, quindi 128 o 256 in base alle vostre esigenze, dirigetevi su una o sull'altra. Come detto, in Italia in questo momento ci sono 100 euro di differenza. Mi aspetto delle varie offerte, delle varie promozioni, magari early bird, vedremo poi quando ci sarà il lancio, il day one. Sono sicuro che Xiaomi ce le farà sapere. E basta, diciamo che poi per ora abbiamo detto tutto, le nostre impressioni sono assolutamente positive. Sappiamo che è uno degli smartphone più attesi dell'anno, uno degli smartphone anche più potenti dell'anno. Per fortuna, direi, stiamo sotto la soglia degli 800 euro, chissà poi dove arriveremo, però è una buona notizia, perché poi l'anno scorso tutti hanno sparato molto 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 in alto, quindi forse stiamo tornando un pochino sulla terra. Assolutamente, sì, assolutamente sono d'accordo. Non dimentichiamoci del TV da 75 pollici, 12999, quindi 1299 euro, ma in offerta il day one per 999, e poi il Mi Electric Scooter con Mercedes 2 a 700, se non ricordo male, 799. Sì, 799 euro. Abbiamo raccontato tutto quanto su HDblog, quindi io vi invito veramente a dare un'occhiata agli articoli in cui ci sono i dettagli, soprattutto su tutte queste, su tutte le altre novità sullo smartphone, anche se volete, con la scheda tecnica e tutto ciò che magari noi non abbiamo intercettato durante il live. Quindi vi invito a leggerlo sul nostro sito. Robby, credo che dopo un'ora e mezza, quasi precisa, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a concludere. Ringraziamo Davide esatto, in particolare. Esatto, ringraziamo ancora una volta Davide che ha fatto esatto. E tutto lo staff che sta dietro le quinte, letteralmente. E ci vediamo prestissimo con le nostre prove su questo e altri dispositivi. È dual SIM, rispondo subito all'ultima domanda, è dual SIM, perché lo chiedesse, ovviamente è dual SIM, quindi possiamo utilizzare due SIM normalmente. Ciao ragazzi, ci vediamo presto, settimana prossima, più o meno verso questo orario, comunque di lunedì, ci sarà la recensione di questo Mi 11, quindi vi potremo raccontare tutto quanto. Ciao Robby! Ciao, ciao Gabri, ciao!